Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75 e siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour. Sì, no, dai, ma come no? Sì! Ragazze belle, mercoledì prima della vigilia dell'ultimo dell'anno, domani è l'ultimo dell'anno, e allora sono già andata a farmi la spesa, così vi faccio un po' vedere le cosine che ho preso, così faccio conto che dopo fino al 2 o 3 non vado più a fare la spesa, 3, 4, 5. E sono andata anche all'acqua e sapone, dunque faccio tutti e due i video e vi faccio vedere le cosine che ho preso, però passiamo alla spesa del Carrefour. Tra l'altro, è arrivato anche Jay. Chiudo la porta perché ho di là la ragazza che sta facendo le ripetizioni al mare. Iniziamo con la spesa del Carrefour. Ho utilizzato, vi dicevo, i buoni, gli sconti praticamente. Allora, ho preso una bottiglia di naturale, una bottiglia di frizzante e una bottiglia di arrangiata. Confezioni di sottilissime, quelle di pollo, io prendo sempre queste qui dell'Aia perché mi trovo benissimo, sono stra buone, 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 buone. Poi ho preso dei ravioli, quelli ai funghi e provoloni. Jay, sei lì che aspetti, adesso quando ho finito il video ti do i biscottini. Lui è sempre lì, onnipresente, vedete ragazze? Allora, due di prosciutto, quello alle erbe, che piace a tutti. Poi, domani sera, per l'ultimo dell'anno, facciamo la raclette. La raclette cos'è? È questo tipo di formaggio, che è un formaggio tipo la fontina, morbido, molto gustoso come formaggio. Si taglia a fettine sottilissime e poi si fa cuocere dentro in questo fornello. C'è un fornello con dentro queste palettine che tu appoggi e il formaggio si scioglie, fa tipo la crosticina che va messa poi sulle patate, quelle per intenderci, quelle più piccoline, quelle che si fanno bollire e poi si mette questo formaggio fuso sopra e si mangia con gli sottacete, queste cose qua. Ecco, domani sera la nostra cena dell'ultimo dell'anno sarà questa. Poi ho preso della fontina perché voglio fare dei boulevard con la besciamella e la fontina. Niente di particolare per domani sera, tanto siamo solo noi, siamo solo io, il Mati, Gianfranco e la nonnina, perché mia mamma non può venire giù e la nonnina non sta tanto bene perché domani mattina, tra l'altro, deve farla colonoscopia perché ha male, continua a aver male. Allora, lei domani sera gli faccio solo dei semplici tortellini in brodo, niente di particolare per non appesantirla. Poi del latte fresco preso, che non si sa mai se ne serve, le patate, quelle lì piccoline. Poi ho preso una cestina di arance. Seconda borsa. Ah, poi vi faccio vedere anche la frizzante per il Mati. L'altra frizzante sempre del Mati. Poi ho preso 5 mele perché alla nonnina domani sera gli faccio anche due mele cotte. Gliele taglio fini, gliele metto con un pochettino di zucchero, un po' di cannella e gli faccio mangiare solo quelle, così almeno sta con noi a mangiare, però mangia leggero. Poi in offerta c'erano gli appendini, quelli di legno, sapete che li sto sostituendo tutti nell'armadio, ce n'erano dentro 3, 6, 8, 8 appendini a 3,90 euro. Allora li ho presi. Poi che mi si è ribaltato il tappeto e non lo sopporto. Ciocco grano, questo qua per me l'aperitivo, così il mio brisco. Poi biscottini, ne ho prese 5 confezioni, vedete sono tutti i vari gusti, così ho preso i biscottini. Guardatelo là. Poi le cialde del caffè, ho preso la Kim oggi. Le cipolline sempre che saranno per domani sera per la
raclette, o ho anche già a casa i peperoni e i funghetti, e sono sufficienti. Poi i flauti per far merenda. E dai, senza non si può stare. Vino bianco, che mi serve sempre per il sugo, le cose larghe. 3 litri di latte, io prendo sempre questo, quello intero, parzialmente scremato, questo qua è, sempre questo prendo. Ormai non so, non mi ricordo, vado solo di colore, io arrivo, prendo il colore perché so che è quello che prendo io, che è il parzialmente scremato. E poi ho preso l'aceto, quello di mele. Ah, e un'altra confezione di patate. Ho preso quelle da Pizzoli, vedo che le fanno la pubblicità alla televisione. Poi, ma sì, dai, ragazze belle, prendiamole un po'. Tra l'altro, oggi mi è arrivato anche un libro che avevo ordinato, 6 passi per eliminare qualsiasi cattiva abitudine e adottare abitudini positive. Questo qua me lo leggo in un attimo. E poi mi sono arrivate tutte le vitamine. Ho preso sia gli Omega, vabbè, la mia solita vitamina D, che io questa la prendo da tantissimo tempo, ma questa che ci tenevo a farvela vedere è questa, curcuma e piperina, che me l'hanno consigliato, mi hanno detto che è un antinfiammatorio molto buono, proviamo. Comunque ragazzi, adesso metto via tutta la spesa e poi faccio il video dell'acqua e sapone, che ho preso una chicca, ma una chicca che non vedo l'ora di farvela vedere. Vi mando un bacione, anche qui vi faccio gli auguri, quando voi vedrete questo video sarà già il nuovo anno, e dunque buon anno, e speriamo di avere un anno veramente migliore. Io, se devo fare la somma del mio anno, è andata bene anche quest'anno, ci sono stati degli alti, dei bassi, ma questa è la vita, alti e bassi, alti e bassi. Vi mando un bacione, ciao ragazze. E chi non c'ha la testa c'ha le gambe, e io per quello che ho le gambe lunghe. Mi sono dimenticata di farvi vedere lo scontrino della spesa, ma che tonta. Allora, praticamente, ragazzi, aspettate che lo prendo, che ce l'ho nel borsellino, penso. Ho usato i buoni, sapete che quelli di sconti della tessera. Praticamente ho avuto 40 euro di sconto. Allora ho speso, la spesa sarebbe stato 92,91 euro, e invece io ho pagato, adesso ve lo dico, date, so che avevo pagato 50 qualcosa, 52 mi sembra, sì, 52,91 euro ho speso, mi hanno tolto 40 euro. Infatti sono stata molto contenta, ragazzi belle. Sì, mi hanno tolti 10, 20, 30, 40. E adesso ho subito 79 punti. E niente, adesso lo chiudo qua il video e poi li unisco insieme. Un bacione, ragazzi. Ciao.